Difendere gli istituti di credito territoriali come le banche di credito cooperativo è l'obiettivo della riforma depositata in Parlamento dal vicepresidente designato del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco. Le banche italiane sono passate in breve tempo da sicure ad essere osservate speciali da parte dell'Europa. Questo disegno di legge come viene visto dai nostri partner europei? Noi nell'ambito di questo progetto di riforma andiamo ad arricchire, diciamo, il panorama italiano con un nuovo modello organizzativo che assolutamente non riduce le garanzie per il sistema finanziario europeo e italiano in particolar modo, ma anzi lo rafforza con riferimento alle peculiarità e alle caratteristiche essenziali delle banche di credito cooperativo. Questa controriforma può appunto ulteriormente aggravare già il sistema normativo, comunque bancario, che è già complesso quello italiano sicuramente. Beh, noi certamente l'obiettivo è proprio quello invece di semplificare proprio tutto ciò che riguarda la regolamentazione amministrativa delle banche di credito cooperativo. Perché? Perché oggi l'inserimento delle banche di credito cooperativo nell'ambito del gruppo bancario costringe le banche di credito cooperativo a essere significant per l'intero sistema finanziario e questo produce un aggravamento di regolamentazione amministrativa e quindi di costi amministrativi. Con questa proposta di riforma noi andiamo a dare una facoltà e quindi una possibilità in più alle banche di credito cooperativo per essere inquadrate in un sistema semplificato di garanzie e di controlli, senza però ridurre diciamo, la salvaguardia della solvibilità e della liquidità per il sistema bancario. Noi dobbiamo cercare di tutelare le nostre peculiarità, non copiare modelli organizzativi che non fanno parte della nostra tradizione, perché questo è l'errore più grave che molto spesso l'Italia ha fatto. Quindi oggi noi a distanza di anni facciamo un check-up della riforma del 2016, ci accorgiamo che ci sono delle criticità, non possiamo far finta che queste criticità non esistono. Queste criticità esistono e noi diamo una possibilità in più sia alle banche di credito cooperativo sia ai gruppi oggi esistenti, dove noi non intendiamo assolutamente smantellare o distruggere quello che oggi si è costruito dal 2016 sino ad oggi. Noi vogliamo semplicemente dare un'ulteriore possibilità ai gruppi di organizzarsi meglio al suo interno, sempre con l'obiettivo di, diciamo, sostenere la crescita delle banche e la crescita delle nostre imprese.